Diavolo, 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 ora tutta quanta la curva cadrà per te. Mila, devi vincere, Mila, devi vincere. Dai ragazzi, dai ragazzi. Santi Dio Immacolato, Santo Dio Immacolato. Santi Dio Immacolato, Santi Dio Immacolato, Santi Dio Immacolato. Innanzitutto facciamo gli auguri a questo Signore qua. Innanzitutto facciamo gli auguri a questo Signore qua, che oggi compie 41 anni, che oggi compie 41 anni, oggi compie 41 anni, che è stato il calciatore che è andato contro le leggi della fisica e contro la natura. Non ho mai visto nessuno fare palla al piede quello che ha fatto lui. Mai visto, ne ho visti tanti fuori classi infiniti. Marco Van Basten, Dejan Savicevic, Zvonimir Boban, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Totti, Zidane, Maradona, Roberto Baggio. Però quello che ha fatto lui con la palla tra i piedi non l'ha fatto nessuno. Quindi tanti auguri. Tanti auguri, tanti auguri, Gaucho. Tanti auguri. Io non seguo le altre squadre, ma io non so quale squadra al mondo fa i regali che facciamo noi, non lo so. È una roba pazzesca, pazzesca, pazzesca. Palle nostre a centrocampo, siamo da soli, indisturbati, perdiamo le palle. In tutti i sensi e becchiamo gol. Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Per quale motivo? Allora, Brian Diaz, ok, tra l'altro ha fatto anche il gol Brian Diaz, ok, va bene. È un comodino di mondo convenienza, lo sappiamo. L'abbiamo presa all'IKEA in offerta, ok, va bene. Gli altri sono 8 Brian Diaz. Praticamente gli altri sono delle matrioske con Brian Diaz dentro. Sono 8 Brian Diaz messi dentro. Ma se tu ti metti davanti col corpo, l'altro per prendere la palla deve saltare, deve per forza fare fallo, è obbligato a farti fallo. No, vai lì, frontale, ovviamente l'altro è 10 volte te, ti ruba la palla, ripartono. Ripartono, conquistano il calcio di punizione e pareggiano la partita. Allora, andiamo con ordine, andiamo con ordine. Inaspettatamente, non me l'aspettavo, inaspettatamente la Fiorentina ha lasciato tanti spazi che ovviamente abbiamo sfruttato poco e male nonostante la vittoria. Perché Teo Hernandez, poi dopo apriamo un piccolo capitolo su Teo Hernandez, piccolo, piccolo si fa per dire. Teo Hernandez oggi è stato leggermente meglio del solito, ma perché di solito la prestazione è da sotto zero, solo per quello. Teo Hernandez ha avuto praterie immense, distese immense davanti a sé, che non ha quasi mai sfruttato, ha quasi sempre sbagliato l'ultimo passaggio, non capisco perché continua ad accentrarsi. Prende la palla invece di andare lungo linea, visto che ha la velocità e ha il fisico, continua ad accentrarsi e ad andare a imbottigliarsi in mezzo al casino e poi viene sistematicamente bloccato. Oggi era partito leggermente meglio del solito, con un po' più di gamba del solito, con un po' più di intensità del solito, un po' più di intraprendenza del solito e poi è tornato sui suoi quasi soliti livelli. La Fiorentina ci ha lasciato questi spazi. La Fiorentina credo che sia in una posizione abbastanza tranquilla, credo che non rischi niente o rischi poco niente per la salvezza, praticamente è in una posizione tranquilla, quindi forse è anche vero che non aveva l'assillo del risultato a tutti i costi, non è che tanto non lotta né per andare in coppa, non lotta né per la salvezza, è lì in quel limbo di tranquillità. Quindi forse anche per questo che ci ha lasciato qualche spazio in più.
non siamo, non, troppe volte, quando siamo in possesso di palla, quando siamo sulla tre quarti, quando siamo a ridosso dell'area avversaria, non ho la sensazione che siamo pericolosi. Al di là dei tre gol, poi andiamo a vedere come sono arrivati i tre gol, al di là dei tre gol. L'unico dei tre gol, quello che è arrivato per una pressione adeguata, per una nostra pressione adeguata, è stato il terzo gol. Eravamo in una fase di recupero, d'attacco, di voglia, di carra mentale e siamo andati a fare questo terzo gol. Il primo gol è arrivato da un bel lancio di Kjaer. Martinez quarta non ha tenuto la linea difensiva, ha lasciato Ibra da solo in area e ha fatto gol. Bravo Kjaer. Però dall'altra parte dobbiamo dire, soprattutto i tifosi della Fiorentina dovrebbero dire qualcosa a Martinez quarta. Il secondo gol da calcio d'angolo, il comodino dell'Ikea, il comodino andaluso, ci ha fatto questo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E il terzo gol è arrivato perché stavamo pressando, perché volevamo vincere la partita, perché ci abbiamo finalmente messo un po' di intensità adeguata, finalmente, però troppi errori a centrocampo, troppi passaggi sbagliati, semplici, appoggi semplici sbagliati. Continuiamo a giocare, lo so che lo fanno quasi tutte le squadre, però continuiamo a giocare davanti la nostra area, davanti la nostra area. E capita più di una volta che perdiamo palle e subiamo pericoli. Però questa cosa è una cosa che purtroppo, cioè, che riguarda purtroppo anche il Milan, ma non solo il Milan, perché oramai in questo calcio malato, in questo mondo malato, è diventata un'abitudine fare queste cose che io non riesco veramente, boh, non vedo che portano a niente, perché in teoria dovrebbero portare al fatto di darti più sicurezza nel fatto che giochi la palla, ma non ti danno più sicurezza di niente, perché poi alla fine le cose non vanno come tu vorresti, non sviluppi chissà quali azioni, anche perché non è che abbiamo Ronaldinho, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, non abbiamo questa gente qui, non abbiamo questa gente qui, a parte che anche con questa gente non si poteva fare nemmeno con questi. Comunque, non si poteva fare nemmeno con questi perché avevano i piedi e la mente, ok, di un livello supersonico. Ma la tenuta fisica così così. E quindi continuiamo a giochicchiare lì davanti alla nostra area e continuiamo a subire pericoli. Ci creiamo gli autopericoli praticamente. Donnarumma, io ho detto per tanto tempo che Donnarumma, e lo penso ancora, che è uno dei migliori portieri al mondo. Secondo me tra i due o tre portieri migliori al mondo della categoria di Alisson, di quei portieri lì. Ultimamente io non so cosa gli sta succedendo perché è un episodio con l'Udinese, è l'episodio con la partita col Manchester all'andata, è l'episodio col Napoli, è l'episodio oggi sulla punizione, era già dentro la porta. Si è lamentato che non ha sentito il fischio e poi con qualcuno in barriera, forse Ibrahimovic o con qualcuno in barriera che non è saltato. Allora già come dire, in un momento normale col pubblico e tutto il fischio si sente. Come fai a non sentire il fischio che non c'è manco il pubblico? Che ci sono solo i piccioni che passano sopra gli stadi. Come fai a non sentire il fischio? Ma poi al di là di quello eri già dentro la porta. Il miglior Donnarumma un gol così non lo prende mai. Un gol come contro il Napoli, il tiro di Politano l'avrebbe parato, il miglior Donnarumma. Contro il Manchester all'andata non avrebbe fatto quell'errore. Contro il Manchester al ritorno avrebbe parato il tiro di Pogba. Il miglior Donnarumma ti fa dei miracoli che non fa quasi nessuno al mondo. Quindi questo non è il miglior Donnarumma. Quindi questo non è il miglior Donnarumma. Io non so cosa gli sta succedendo, non so se è un problema psicologico, no, non lo so, però Donnarumma è l'unico potenziale fuori classe che abbiamo in squadra. Io non so se resterà, andrà via, non lo so, secondo me vedo giocatori più propense ad andare via, non lo so, però non va bene. Oggi abbiamo vinto perché poi quando vinci bonifichi tutto, no? Perché poi la vittoria bonifica tutto, ma non va bene, non va bene. Quello che sta facendo Donnarumma da un po' da un mesetto circa, non va bene, non va assolutamente bene.
Dalot. Dalot tra Castrovilli, praticamente Castrovilli gli è quasi sempre andato via, o comunque ha fatto quello che ha voluto, e Ribéry lo stesso. Il primo intervento utile che ha fatto Dalot l'ha fatto quasi all'82esimo minuto. Non so se verrà confermato, non penso che uno come Paolo Maldini sia rimasto folgorato da questa stagione di Dalot. Ha fatto quel bel gol a Verona, va bene, ok, però non è un gol che mi cambia il giudizio, non è un gol che cambia il mio giudizio. Sì, ha fatto un altro gol contro lo Sparta Praga. Contro lo Sparta Praga, se porto i pincher che sono qui sotto al parchetto, segnano anche i pincher e i barboncini contro lo Sparta Praga, contro questo Sparta Praga. Quindi Dalot è malissimo. Donnarumma 5 per quel gol che ha preso. Poi qualche incertezza, c'è stata un'altra palla buttata da Vlahovic che poi è stata deviata da Kjaer. Donnarumma è stato lì a guardare, meno male che poi è sfilata dall'altra parte. Perché se avesse preso lo specchio della porta sarebbe stato gol. Okay. Donnarumma era lì fermo a guardare una palla che arriva quasi dalla bandierina del calcio d'angolo. Donnarumma non c'è. Donnarumma per me, io spero che rimanga perché ho sentito i nomi di Cragno, di altri portieri. Secondo me non sono all'altezza di Donnarumma. Io ho visto Cragno, ho fatto delle belle parate, poi ogni tanto anche Cragno si è perso anche Cragno. Adesso Cragno non so quanti anni ha, ma ha una carriera già un po' di anni che gioca in Serie A. Se è ancora in una squadra come il Cagliari, un motivo ci sarà, non è che sta giocando al Liverpool o al Bayern Monaco o al Manchester City. Però deve cambiare, cioè deve tornare a essere il vero Donnarumma, che non è questo. Quindi Donnarumma 5, Dalot 5 di beneficenza. Cagliari 6, Tomori 6 e mezzo, ha fatto qualche, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto qualche buon recupero. Non è perfetto in alcuni posizionamenti, non ha ancora alcuni tempi di gioco perfetti, soprattutto non è ancora perfettamente sincronizzato con Kjaer nei movimenti e nei posizionamenti, però è sicuramente più affidabile di Romagnoli, sicuro. Teo 5. Non sfrutta le potenzialità Teo, capitolo Teo Hernandez. Allora, Teo Hernandez, andate a rivedere i vecchi video di giugno 2020, luglio 2020. Andate a risentire cosa dicevo. Teo Hernandez è l'unico calciatore che da giugno, è uno dei pochi calciatori che da giugno 2020, e non lo sto dicendo solo adesso, lo sto dicendo da giugno-luglio del 2020. È uno dei pochi calciatori che da giugno-luglio 2020 ad oggi non ha avuto miglioramenti. È migliorato Calabria, è migliorato Kessié, è migliorato Castiglieco, anche se è quello che è migliorato Selemakers. Castiglieco e Selemakers pesano 20 kg bagnati e con un po' di patate in tasca, forse, però per le loro potenzialità qualche piccolo miglioramento l'hanno fatto. Calhanoglu va a periodi, oggi ha fatto il gol decisivo, ok, però rispetto alle stagioni precedenti, rispetto a quando è arrivato, comunque dei miglioramenti l'ha fatto. Teo Hernandez non ha fatto miglioramenti. Teo Hernandez ha reso in maniera soddisfacente o abbastanza soddisfacente fino a gennaio del 2020, dopodiché è diventato personaggio pubblico, ha abbandonato il ruolo da calciatore e non ha più reso come prima e soprattutto non è migliorato. Ha fatto ancora qualche gol, ha fatto ancora ogni tanto qualche sgroppata, ma non ha fatto quello che ha fatto da settembre 2019 a gennaio 2020, assolutamente. Quindi, siccome mi dà la sensazione che non è perfettamente concentrato sul calcio, ma che è distratto da tante come se, come voglio dire, come se le gioie del sesso femminile le avesse scoperte solo lui al mondo, le gioie che ti dà il sesso femminile, gioie, gioie e dolori, vabbè, comunque. Quindi non è più concentrato sul calcio. Di conseguenza, se cambia atteggiamento, se Maldini o qualcuno riesce a fargli cambiare atteggiamento, possibilmente dovrebbe cambiarlo da solo, ok. Se no, Teo Hernandez, via adesso perché o rinnovi e lo mandi via, perché se non, nel giro di un paio di stagioni questo si deprezza in una maniera incredibile. E che sì, sei...
Tonali, sempre il suo discorso, è molle per questo calcio, è molle, è molle, è molle. Comunque, diamogli 6, se le Makers 6, Cialanoglu ha fatto il gol, ha avuto un po' di intraprendenza, un po' più del solito, un 6 e mezzo, Brahim Diaz un 6, fatto a parte il gol, Brahim Diaz fisicamente è troppo piccolo per questo calcio, però ci mette del suo, soprattutto nel campionato italiano, dove il livello è quello che è. Ibra male, Ibra a parte il gol malissimo, si è mangiato quel gol davanti al portiere, ha preso la traversa tentando di fare lo scavetto, poi non ha mai preso una palla. Milenkovic l'ha anticipato tantissime volte, Ibra a 5 di beneficenza, perché non è che solo perché ha fatto il gol, se ha fatto il gol che poi è il risultato determinante, però non è. Quindi adesso ci andiamo, adesso c'è la pausa, però bisogna cambiare testa. Però bisogna cambiare testa assolutamente perché ci creiamo troppi autopericoli e forse sarà la condizione fisica non sarà più quella di prima, cioè la condizione mentale e di conseguenza quella fisica non sarà più quella di prima. Ho capito, però prendi milioni di euro, corri, datti da fare e vedi di fare le cose perché quando abbiamo preso il secondo gol dalla Fiorentina c'è stata una scossa. C'è stata una scossa, c'è stata una voglia di andare a rimontare, poi è vero che sono gli episodi nel calcio, le trovate il gol sul calcio d'angolo in maniera un po', diciamo, non costruita, ok? Però non troppo costruita, però bisogna, questa squadra, come quasi tutte le squadre di quest'epoca, non ha fuori classe, non ha giocatori immensi, non ha tipo questo che c'ho scritto sulla maglia. Non ha questi personaggi, quindi se non mette il carattere, se non mette la testa, se non mette i nervi tesi al punto giusto, andremo sempre in difficoltà. Non giudichiamo solo in base a, dobbiamo essere felici per la vittoria, ma non giudichiamo solo in base ai risultati. Non giudichiamo in base ai risultati, bisogna cambiare atteggiamento. Bisogna cambiare atteggiamento. Mancano 10 partite alla fine del campionato. Vorrei dire tante cose, ma non le dico perché sta su. Non c'è mai stato niente di regolare in Italia, è sempre stato tutto corrotto, tutto irregolare. Quest'anno abbiamo superato ogni limite. Noi oggi abbiamo vinto la partita perché la partita l'abbiamo giocata. Perché la partita l'abbiamo giocata. Noi quando avevamo due positivi al Covid abbiamo giocato con altri 5 indisponibili. Noi con i positivi al Covid noi abbiamo giocato. Noi con i positivi al Covid abbiamo giocato. Noi con i positivi al Covid abbiamo giocato. Con i positivi al Covid più tutti gli altri indisponibili. Chissà se avessimo giocato tutta la stagione con la rosa al completo, chi lo sa, o con più giocatori disponibili, chi lo sa, chi lo sa, o chissà se come sarebbero andate le cose se tutti avessero avuto i nostri indisponibili e tutti avessero avuto il nostro numero di positivi al Covid, chissà come sarebbero finite le cose, chi lo sa, noi oggi abbiamo vinto perché abbiamo giocato la partita, perché siamo scesi in campo, per vincere bisogna scendere in campo. Per vincere bisogna scendere in campo perché noi siamo l'AC Milan, noi siamo l'AC Milan di Milano, siamo la squadra che ha portato il calcio a Milano, che ha portato 7 Coppe dei Campioni a Milano e 18 trofei internazionali a Milano. Noi siamo l'AC Milan, noi in campo scendiamo, noi in campo scendiamo, noi in campo ci andiamo, noi in campo ci andiamo.